Bella ragazzi e bentornati in questo nuovo video con il primo botto di mercato, la prima trattativa in dirittura d'arrivo che porterebbe al Bari, dopo Archimede Morleo, sempre da Bologna, Sergio Floccari. Un calciatore che sinceramente a me farebbe molto piacere vederlo in Serie B, vederlo al Bari, perché non è vero che gli attaccanti con tanta esperienza in Serie A o che hanno comunque trascorso tanti anni in Serie A scendendo in Serie B smettono di segnare o possono essere subito ritenuti bolliti. L'esempio di Pazzini penso basti, penso sia sufficiente. L'esempio comunque anche di Rolando Bianchi che sta giocando molto bene al Perugia. L'esempio di tanti altri calciatori che scendendo di categoria hanno fatto le migliori fortune negli ultimi anni della carriera. Parliamo un po' di Sergio Floccari, attaccante di movimento, bravo negli inserimenti, il colpo di testa è la sua specialità. Ricorda molto Maniero, ma secondo me è molto meno statico, spalle alla porta di Maniero, ma è sempre quell'attaccante che ti finalizza l'azione, sicuramente uno tra i migliori che si potesse chiedere a Sogliano in questa sessione di calciomercato invernale. L'alternativa sarebbe Donnarumma, anche molto gradito da parte mia della Salernitana, oppure Cacia dell'Ascoli, un vecchio amore che ritorna tra Bari e Cacia, che ormai dura ormai da tantissimi anni. Quest'estate io avrei fatto subito lo scambio Maniero Cacia, non ve lo nascondo. Anzi, reputo comunque Cacia molto più forte degli attaccanti che abbiamo ora in squadra. Comunque, la trattativa in dirittura d'arrivo è proprio quella di Sergio Floccari. Sergio Floccari è un calciatore che ha fatto le sue fortune migliori all'Atalanta nel lontano 2007. Nel 2009 approda al Genoa, fa discretamente bene e approda per la prima volta in un top club come si deve nel 2010-2011, nella Lazio. Infatti io Floccari l'ho inquadrato per le prime volte da tifoso di una squadra di Serie A. Nella Lazio, vedendolo giocare nella Lazio, segnando 16 gol in 47 reti, ma venendo schierato, attenzione, questo particolare molto importante, molto spesso alle spalle di Tommaso Rocchi, che nel 2010 era veramente fortissimo, era uno tra gli attaccanti più devastanti della Serie A. Molto spesso come seconda punta, quindi diciamo il peso dei gol che Floccari metteva a segno era ovviamente inferiore a quelle dell'attaccante Rocchi. È come se, che ne so, venisse acquistato un calciatore nell'Atletico Madrid e avesse davanti come prima punta Griezmann, giocherebbe o come seconda punta, quindi segnando ovviamente di meno, oppure giocherebbe comunque poco e niente rispetto a un calciatore che lo ha superato, lo supera nelle gerarchie. Floccari poi gira numerose squadre in prestito, anche al Parma fa bene, poi ritorna alla Lazio, gol memorabile quello in Coppa Italia con la Juve che manderà i biancocelesti a giocarsi il derby di Lulic 71, poi giocherà nel Sassuolo e nel Bologna, segnando comunque anche un numero discreto di gol. Beh, Floccari è il classico colpo da Serie A, è la classica scommessa invertita, ovvero quella che non è una scommessa per l'età giovane, ma tutto il contrario, una scommessa per un calciatore che retrocederebbe comunque di una categoria e questo non è da sottovalutare. Si ridurrebbe l'ingaggio per rimettersi in carreggiata. Contento di Floccari, ma oltre a lui vorrei vedere appunto un attaccante magari più giovane affiancandolo, magari uno di quei colpi a sorpresa che potrebbero rivoluzionare il nostro attacco. In uscita ci potrebbero essere sia Maniero che De Luca. Attenzione ai colpi, infatti, in uscita, perché in Serie B mai dire mai, sia sul campo che nel mercato. Per ora mi sento di dire che sono molto contento perché questo acquisto è ormai praticamente quasi fatto. E che dire, se dovesse arrivare ufficialmente, benvenuto Floccari al Bari, bella ragazza.